Da agosto si potranno effettuare le iscrizioni per i nuovi corsi di laurea al polo decentrato istituiti dall'Università degli Studi di Palermo per l'anno accademico 2019-2020. L'annuncio è stato dato dal rettore dell'Ateneo palermitano Fabrizio Micheri, che assieme al sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha presentato i corsi di laurea che saranno attivati. La nuova offerta formativa comprende il corso di laurea in architettura e ambiente costruito, coordinatore Francesco Maggio, che troverà spazio al Monastero di Santo Spirito, il corso in economia e amministrazione aziendale coordinato da Gianmarco Ruisi, che potrebbe essere inserito nella sede di Villa Genuardi, e scienze dell'educazione per la prima infanzia coordinato da Antonio Benningreri, che probabilmente sarà collocato nella sede di Via Quartararo. Confermato anche il corso di laurea in servizio sociale coordinato da Giulio Gerbino. Alla presentazione dei nuovi corsi erano presenti il direttore generale dell'Università di Palermo Antonio Romeo, il dirigente dell'area programmazione Giusy Lenzo, il dirigente dell'area tecnica Antonio Sorce e il presidente del Polo territoriale decentrato di Agrigento dell'Università di Palermo, Lucio Melazzo. Io un anno fa più o meno dissi che la nostra volontà era quella di stare ad Agrigento, di avere corsi di laurea ad Agrigento. Noi crediamo che Agrigento sia anche un bacino importante dove c'è una, potenzialmente una grande quantità di ragazzi che possono trovare nell'università l'occasione per la loro crescita umana, per la crescita sociale. Dissi che bisognava avere delle condizioni che permettessero proprio di poter instaurare appunto l'università, e quindi una solidità da un punto di vista del consorzio, da un punto di vista anche della stabilità finanziaria, diciamo, della struttura. Devo dire, noi stiamo facendo questo forte investimento, nel senso che abbiamo portato tre corsi di laurea importanti. Sono tre corsi di laurea moltissimo richiesti dai ragazzi, dagli studenti. L'economia aziendale in assoluto in Sicilia è il tipo di studi che i ragazzi preferiscono, scienze dell'educazione soprattutto rivolta alla prima infanzia, architettura che non è solo l'architettura delle nuove costruzioni ma anche il recupero del costruito. Sono sicuramente dei corsi di laurea che potenzialmente possono attirare moltissimi ragazzi. Devo dire che sul fronte delle sedi stiamo ragionando per delle sedi in centro storico, quindi nel pieno centro, diciamo, della città, perché io sono affezionatissimo al modello di città universitaria, specialmente per un luogo come Agrigento. Credo che ci siano tutte le condizioni per poter lavorare bene. L'ultima cosa, diciamo, che in questo momento è ancora necessaria è la piena stabilità della governance del consorzio, che ancora non è stata completata, e da questo punto di vista credo che in effetti anche la Regione debba fare appunto la sua parte in questo sforzo che già vede il Comune, vede noi, nel senso che, diciamo, bisogna nominare il Presidente del Consorzio proprio per avere questa solidità della governance, che è importante. Se la governance è solida, se abbiamo la certezza del finanziamento regionale, noi siamo qui. Sono fiducioso che ci sarà una bellissima risposta da parte dei ragazzi. I nostri corsi partiranno naturalmente a settembre, non solo, ma noi abbiamo dato stabilità alla nostra presenza. Nel corso della conferenza stampa avete visto anche come noi abbiamo intenzione di fare tante iniziative su Agrigento, un congresso del settore dell'architettura, un altro nel settore della scienza e dell'educazione, faremo il prossimo Graduation Day per i nostri laureati magistrali, lo veniamo a fare qui nella Valle dei Templi, mi pare il 29 o il 30 luglio, quindi noi abbiamo assolutamente intenzione di essere forti e presenti ad Agrigento. Il consorzio è importante in tutto quanto questo perché è quello che poi deve garantire, diciamo, tutti gli aspetti logistici e organizzativi. Da questo punto di vista è utile e urgente che la governance del consorzio sia definitiva. Quindi, diciamo, davvero è un richiamo, diciamo, alla Regione e all'assessorato affinché questa nomina del Presidente non tardi. L'università, dentro il progetto Girgenti, mette 3 milioni e 300 mila euro, come sapevamo. La notizia nuova è che entro l'anno si fa la gara d'appalto, l'università farà la gara d'appalto, dopodiché nel 2020 avremo il cantiere. Cioè ad ingresso di via Atenea, dopo la porta di Ponte, a destra, l'ex ospedale di Agrigento diventa sede universitaria e quindi sede non solo di lezioni frontali, ma anche la sede dove poter ricavare all'interno due aule magne e quindi delle sedi che servono all'università ma servono alla città, servono da agora per la città. E l'altro dato di sigillo è che con il mese di agosto di quest'anno si aprono le iscrizioni ai nuovi corsi di laurea. Alcuni corsi di laurea sono dei graditi ritorni, penso ad architettura. Un corso di laurea assolutamente nuovo è quello invece che riguarda economia, cosa che non avevamo mai avuto.
quindi l'università riapre il suo orizzonte sulla città, dovrà essere un work in progress, per cui il primo anno le matricole, ma poi deve essere un sistema che si autoimplementa e quindi nel giro di 3-4 anni riuscire ad avere una quantità veramente significativa di studenti che scelgono Agrigento per formarsi, e con anche un'esigenza di indotto che questo determina, oltre che rispondere alle famiglie, molte delle quali sovente non sono nelle condizioni di poter seguire e sostenere costi di studio che vanno fuori dalla propria provincia, fuori dalla propria città. Durante la cerimonia di presentazione dei nuovi corsi di laurea al Polo di Agrigento è stato ufficializzato l'avvio entro l'anno della gara d'appalto da parte dell'Università di Palermo dei lavori relativi all'edificio dell'ex ospedale di Via Atenea, destinato nuova sede universitaria nel centro storico, una grande struttura a servizio della città, anche come spazio aggregativo. I lavori saranno realizzati per un totale di oltre 6 milioni di euro, dei quali 2 milioni e 600 mila euro a carico dell'università e il resto a valere sul progetto Girgenti. Gli interventi sono letteralmente massicci.